Mentre si discute sulla obbligatorietà dei vaccini a insegnanti, personale della scuola e studenti, gli esperti si confrontano sull'immunizzazione degli adolescenti. La dottoressa Graziella Soldato, dirigente medico dell'unità operativa complessa di igiene, epidemiologia e sanità pubblica della ASL di Pescara, vaccinologa in prima linea nella campagna anti-Covid in corso al Palafiere di Pescara, ribadisce la necessità della vaccinazione anche dei più giovani. I dati attualmente disponibili indicano che purtroppo i casi di infezione sono in aumento in questa fascia di età, cioè negli adolescenti dai 12 anni in su, e i tassi, diciamo, di ospedalizzazione non sono molto confortanti anche in questa fascia di età. Pertanto la vaccinazione è fortemente raccomandata. Abbiamo un vaccino sicuro e i dati acquisiti attraverso le vaccinazioni di questa popolazione adolescente negli altri paesi confortano e favoriscono la vaccinazione, quindi soprattutto in previsione della riapertura delle scuole è fondamentale che i giovani siano vaccinati, non solo i giovani ma anche tutto il personale docente, il personale scolastico, a tutela e a salvaguardia proprio dell'intera comunità scolastica. C'è un vaccino più indicato per gli adolescenti e per gli under 12? I vaccini attualmente disponibili per questa fascia di età, quindi dai 12 anni in su, sono quelli a RNA messaggero, quindi Pfizer e Moderna. Tra qualche mese probabilmente avremo altri dati per vaccinare anche i più piccoli, però diciamo la fascia pediatrica è attualmente sotto osservazione per questa ulteriore vaccinazione. Quale consiglio si può dare ai genitori che ci stanno seguendo? Chi non crede nei vaccini non crede nella scienza, e invece la scienza fino ad oggi ci ha dimostrato che è l'unica in grado di contrastare la diffusione del coronavirus. Ai genitori raccomando di seguire le indicazioni dei medici e soprattutto vorrei ricordare a tutti i genitori che la vaccinazione è o sì un beneficio individuale, ma anche un beneficio per tutta la popolazione.